In scena sole, una temperatura con punte di 18 gradi e 4.000 partecipanti suddivise in più griglie per la 15ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Laigueglia, che dà il via a tre circuiti, il Prestigio, il Giro delle Regioni e la Coppa Liguria. Una festa di colori e un trionfo per la GS Alpi di Vittorio Mevio, organizzatori di una gara sempre entusiasmante, riveduta nel percorso abbreviato di una decina di chilometri e salutato dal grande Expo allestito nella piazza di accoglienza. Mi resta che augurarvi un grosso e ancora più grosso in bocca al lupo, ricordando che l'arrivo, ovviamente lo saprete già tutti, è posizionato quest'anno al Santuario Madonna della Guardia, quindi una volta arrivati al Paravenna si gira a sinistra per gli ultimi 10 chilometri. Usate la testa, siete in 3200 che partite oggi, ne voglio 3200 all'arrivo oggi pomeriggio. In bocca al lupo ragazzi, ciao! Grazie a Vittorio Mevio, buona pedalata, catena d'inferno! Ad aprire la corsa, eccezionalmente ripresa da un drone, il sindaco Maglione, con Don Agostino e i suoi ragazzi della casa di Don Guanella di Lecco, che hanno guidato il folto plotone in direzione di Ceriale verso Cisano sul Nero.
lo segue compatto salendo ad Arnasco. Dopo alcune prove di gara per testare gli avversari, sulla salita di Rigo arriva la prima vera azione da Vincenzo Pisani, seguito a ruota da Federico Castagnolo e Igor Zanetti, che decide di rallentare il passo pur mantenendo la posizione sui due compagni di fuga. We'll be right back.
battaglia continua con l'ascesa di Paravenna e lungo la dorsale che porta a Crocetta di Moglio fino all'ultimo chilometro, con il successo di Pisani che dopo 2 ore 43 prime e 18 secondi a braccia alzate taglia il traguardo per primo, spostato quest'anno per l'interruzione della circolazione stradale a Capomeri a causa di una frana al panoramico santuario di Nostra Signora della Guardia di Alassio. Pochi secondi ed ecco giungere Castagnoli e con meno di un minuto di distacco Zanetti in terza posizione. È stata una bellissima gara, graziata da questa giornata di sole, temperature primaverili e poi l'andamento della corsa è stato particolare, un attacco da molto lontano, prima da solo, poi in compagnia di Castagnoli che è arrivato secondo. Abbiamo collaborato bene, è sempre un piacere, gli dicevo andare in fuga con lui, è un tiratore, non si tira mai indietro, anche se pensa di essere battuto, però lui ci dà dentro e onora la gara alla meglio. Un bel percorso, duro. E in cima alla prima salita ho visto, è andato via Vincenzo, siccome lo conosco che corriamo spesso da noi insieme. Gli altri erano un po' titubanti, che era molto lontano, invece conoscendolo dico provo a rientrare, tanto so che in fuga con lui si può stare tranquillamente. Un bel percorso, ben organizzata, con tutti questi partenti non è facile fare una cosa così. Ottima anche la prestazione delle oltre 180 ciclisti iscritte, che ha premiato la performance dell'aquilana Chiara Ciuffini su Mirena Felice e Valentina Manetto. E una domanda, il podio e questo bellissimo quadro dell'opera Don Manella. Signori, un applauso formale alle migliori tre per la Eguaglia edizione 15. Quadro di Alfred. Per quanto riguarda Lazio e Coriri, Vincenzo Pisani, non una novità qui alla Eguaglia, ha fatto suo un'altra volta là in alto questa 15ª edizione. Grande a distinguersi fra le società la modenese Sportissimo Top Level sulla torinese Ore Prestige e la savonese Circolo Sportivo Ortovero, cui sono andate le tre splendide biciclette bianchi. Un successo con tanto divertimento per tutti e pochissimi incidenti lungo un percorso sempre mozzafiato. Dopo tutte le traversie finalmente siamo riusciti a mettere in porto, credo, un'edizione a dir poco straordinaria. Poi con un arrivo come quello al santuario della Madonna della Guardia, credo che di più non ci si potesse aspettare, francamente. Vittorio Mevio, sappiamo che avete presentato una sorpresona meravigliosa ieri in occasione del briefing alla Eguaglia. C'è una sorpresa per il prossimo anno. 13 settembre 2015, Gran Fondo Internazionale Torino, nell'anno in cui Torino sarà capitale europea dello sport, quindi credo che sia la ciliegina sulla torta nel vero senso della parola. Posso dire semplicemente che grazie alla collaborazione, al patrocinio del Comune di Torino, partenza e arrivo saranno in Piazza Castello a Torino, quindi andiamo veramente a toccare il cuore di Torino, laddove nel vero senso della parola si è scritta la storia d'Italia. Vittorio Mevi, un'ultima domanda, patron del gruppo sportivo Alpi da diversi anni, una garanzia nell'organizzazione, sono 15 anni di La Eguaglia, oggi veramente è direi il massimo perché c'è la Nostra Signora della Guardia, c'è il mare Ligure e questo bel sole, una conclusione veramente degna del gruppo sportivo Alpi di Sondrio. Beh, questa 15ª edizione l'abbiamo festeggiata in due modi. Primo, con la maglia commemorativa del 15esimo anniversario che tutti i ciclisti hanno trovato nel Paco Gara. Secondo, con l'arrivo al santuario. E questo credo che la 15ª edizione lo meritasse. Siamo stati aiutati da quattro bellissime giornate, sia dal punto di vista climatico e anche con un grandissimo successo di pubblico. Dobbiamo ringraziare tutti quanti che hanno partecipato alla manifestazione, dalla polizia, ai carabinieri, tutte quante le forze dell'ordine e anche le persone che hanno contribuito volontariamente alla realizzazione della manifestazione, delle varie quattro manifestazioni.
avanti questa settimana, una 4 giorni molto importante dedicata al ciclismo internazionale, però andiamo avanti. Un altro, i prossimi 2 weekend sono sempre dedicati allo sport. Ora mi piace iniziare così, voglio dire, perché è giusto presentare un Laiguiglia, o meglio una Baia del Sole dedicata allo sport. Tanti sono i progetti che abbiamo insieme ad Alassio, sicuramente andremo avanti e tanti li realizzeremo sicuramente. È stata un'ottima cartolina per la provincia di Savona per vedere le nostre zone non solo della costa ma dell'entroterra. Faccio anche le congratulazioni al sindaco di Laiguiglia e alla GS Alpi che ha organizzato questo e alla GS Emilia che ha organizzato il trofeo Laiguiglia. Purtroppo le Frari di Capomene hanno creato un cambiamento di percorso all'ultimo momento che però è stato studiato nei minimi dettagli proprio con la base della sicurezza dei ciclisti che partecipavano e possiamo dire adesso a gara finita che è andata abbastanza bene per tutti e tutti sono rimasti soddisfatti e hanno potuto vedere anche il nostro entroterra Ligure che è uno dei più belli d'Italia.